Comincio col leggere alcuni versi dei miei maestri, poi ne dirò. I primi versi sono di Jacopone da Todi, da una laude, la 43esima, che dice: «L'uomo fu creato virtuoso, volse l'asprezzar per sua follia, lo cadimento fu pericoloso, la luce fu tornata in tenebria, lo risalire posto è faticoso». A chi non vede paglia e gran follia, a chi lo passa pagli glorioso, paradiso sente in questa via. E poi passa direttamente, con un salto di secoli, a Elio Pagliarani, all'inventario privato, dove dice: «A dirli questi mesi sembra agevole, con il margine di rischio necessario, a chiamare la vita col suo nome, primavera invocata tempestiva fu tempesta, e in vista della terra il naufragio balordo. Giugno vissi per rassegnarmi a perderti, e di luglio la più cupa speranza di riuscire a fare della morte un'abitudine». O l'altro Pagliarani, quello della lezione di fisica, che dice: «Cominciò studiando il corpo nero Max Planck all'inizio del secolo, dispute se era il principio o la fine del secolo, le radiazioni del corpo nero nella memoria del 14 dicembre 1900. Bisognava supporre che quantizzazione fossero alla base dell'energia moltiplicata per il tempo. Elena, oh, le sudate carte, la luce, una gragnuola di quanti, provo a dirti, che esiste opposizione fra macrofisica e microfisica, che il mondo atomico delle particelle elementari è studiato», eccetera, eccetera. E poi ancora, distante, ma non nel tempo, Eliot, Mercoledì delle ceneri. Per chi non spero più di ritornare, per chi non spero più di ritornare, desiderando di questo il talento e dell'altro lo scopo, non posso più sforzarmi di raggiungere simili cose, perché l'aquila antica dovrebbe spalancare le sue ali, perché dovrei rimpiangere la svanita potenza del regno consueto, poiché non spero più di conoscere la gloria incerta dell'ora positiva». E questa è la traduzione splendida di Sanesi. E infine l'ultimo maestro, ma che è il più antico di tutti, perché è il padre del taoismo e della filosofia cinese, Lao Tzu, un personaggio mitico, forse mai esistito come accade in questi casi, e leggo solo un pezzo in una traduzione che è curato da Sabatini, che dice: «Lo spirito della valle non muore mai, è il femminile misterioso, la porta del femminile misterioso e la radice del cielo e della terra. Tenue come una ragnatela, appena un soffio di esistenza, eppure il suo uso è inesauribile». Ecco, i maestri che non sono vicini né nel tempo né nello spazio, ma sono stati per me ugualmente fondamentali e indispensabili. Per me i maestri sono stati tutti coloro che attraverso le opere o attraverso le parole hanno avuto influenza sulla mia scrittura e sulla mia evoluzione. Ed è piuttosto difficile districarsi in un campo di influenze così complesso tra ciò che è strettamente letterario, da ciò che invece è più largamente umano. Per cui posso dire che sicuramente le prime opere come Scribede o Luna Pescente devono moltissimo al fascino che su di me esercitava Jacopone da Todi, autore lontanissimo nella storia, tra i primi della storia della letteratura italiana, e soprattutto un autore che non era passato attraverso la normalizzazione petrarchesca, e quindi ha
dava la possibilità di percepire la lingua italiana in tutta la sua crudezza e rudezza corporale, senza essere stata raffinata con quel lavoro che appunto Petrarca fa e che poi Bembo codifica, condizionando l'intera storia della poesia. Quindi devo a Jacopone questa idea della sonorità di ogni singola parola, l'idea della deformazione lessicale, l'idea di poter attraverso dei suffissi ottenere un effetto espressionista e soprattutto dare l'idea che sia il corpo a parlare, sia proprio il corpo a parlare, senza la mediazione della cultura del cerebrale. Ovviamente questa è solo una sensazione perché nella realtà è coltissima l'operazione che permette di fare Jacopo Netta-Lotti. Un altro maestro, sempre antichissimo, è stato Brunetto Latini per la sua intenzione enciclopedica nel Tesoretto, che è ispiratore di quello che per me è stato il libro Luna Prescente, che esce nello stesso anno di Scribaide, nel 93, ma viene scritto dopo, e Brunetto Latini con questo tesoretto dava allo stesso Dante l'idea di cosa poteva fare la poesia didattica allegorica. E questa idea di una poesia che pensa, di una poesia che sa, di un sapere poetico che non si limita al mondo dei sentimenti, ma che si estende quasi a qualsiasi argomento per creare una sintesi utile per l'esistenza, una sintesi di valore utile per l'esistenza, era un'idea che appunto mi proveniva nella sua semplicità proprio da Brunetto Latini. E Luna Prescente in qualche modo ripercorre questa intenzione del tesoretto, anche se attraversando ovviamente i secoli e diventa quasi irriconoscibile questa origine. E a volte il rapporto, diciamo, dei maestri è anche questo, cioè sono maestri, come dire, nascosti oppure occultati dalle stratificazioni delle forme successive, quindi non sono immediatamente percepibili. Ma io sapevo bene, infatti poi c'è anche la dedica a questi autori, ci sono citazioni in exerco dei libri, sia Jacopone che Brunetto Latini sono all'origine delle prime opere di Scribaide e di Luna Prescente. Nel 2002, con l'uscita di Fabbrica, è evidente che la relazione con la tradizione è cambiata perché non c'è più una lingua che tende all'arcaismo o al neologismo o alla deformazione. Ma in Fabbrica vi è la lingua italiana standard. Ecco, qui il punto di riferimento diventa con più precisione, era sempre stato un maestro per me, ma diventa con più precisione, quasi visibile, l'opera di Pagliarani. Pagliarani perché è il maestro della poesia del colloquiale, della poesia che tratta di argomenti non poetici, tra virgolette, la poesia che si costruisce attraverso montaggi di interi temi, di una poesia tutta tesa all'extraletterario, cioè a quel mondo della realtà anche sociale che si vuole in qualche modo dire. E Fabbrica fu appunto questo. Quindi qui c'è un cambiamento notevole di accento, anche se Fabbrica fa parte della trilogia che ha il titolo di De Requiet Natura, che è appunto il titolo lucrezian, che questa trilogia che comincia con Scribaide, continua con Luna Prescente, si conclude appunto con Fabbrica. E quindi Pagliarani è considerato un maestro per questi motivi, ma insieme a Jacopone e a Brunetto Latini. E questo è quasi il segno di quello che ho chiamato postmoderno critico, cioè non c'è l'azzeramento della prospettiva storica, ma c'è una confluenza, una compresenza motivata di fasi storiche diverse tra loro. Un incontro tra maestri così lontani sarebbe stato impensabile, credo,
negli anni 50 o negli stessi anni 60, cioè nel momento in cui il moderno si parlava di sé come superamento continuo della tradizione precedente, o addirittura come negli anni 60 della neoavanguardia, come rottura ancora, come avevano fatto le avanguardie storiche, come rottura in ogni caso con la tradizione lirica. Certo, anche nel mio caso c'era una volontà di rompere, ma non con le tradizioni, cioè non con il mondo che si era dato della poesia nei secoli precedenti, quando piuttosto col presente, quel presente neo-romantico, neo-mitologico, neo-crepuscolare, che era, come dire, l'obiettivo polemico dei discorsi che all'epoca facevo insieme ad altri amici all'interno del gruppo 93, e cioè 20 anni or sono, o più di 20 anni or sono. Ma al di là di queste polemiche letterarie c'era di fatto un riferimento a tutte le fasi, come dire, della tradizione, senza però una concezione appunto consolatoria della poesia, ma come Pagliarani insegnava, secondo poi il suo maestro che era stato Brecht, occorreva dare un senso critico, come e non appunto di identificazione passiva, occorreva dare una forza critica all'intervento letterario perché fosse foriero di illuminazione dei contrasti e dei conflitti della realtà. E quindi il poeta si faceva carico anche di questo compito che era etico, era intellettuale e in qualche modo era anche politico. Certo che in questa intenzione di realismo critico, di realismo sperimentale, non c'era soltanto a far da maestro Pagliarani, c'erano anche altri autori, in parte poi diventati, come Pagliarani stesso, delle persone che ho in qualche modo più o meno, più raramente o più frequentemente incontrato, come Leonetti, che viveva a Milano, quindi potevo incontrare molto spesso anche all'interno della collaborazione a riviste come Campo, che si faceva grazie a Arnaldo Pomodoro, oppure poeti che pure ho incontrato abbastanza spesso, come Luigi Di Ruscio, o l'amicizia preziosissima per me di Amelia Rosselli. Ma anche i rari incontri con Paolo Volpone sono stati determinanti nell'indirizzare, anche con poche battute, verso un campo di ricerca piuttosto che un altro. Poi a un certo punto, quando ho scritto Versi Nuovi, che è uscito nel 2004, le cose sono un po' cambiate, nel senso che i maestri sono diventati altri, anche se l'effetto di tutte queste influenze era diventata, come dire, mia carne stessa, quindi incomprensibile sarebbe stato il mio lavoro senza riferimento a questi autori. Ma con Versi Nuovi comincio a interessarmi ad altre esperienze, anche non letterarie, esperienze che in qualche modo mi erano state indicate da un altro maestro, da un maestro di tante generazioni, come Eliot, e cioè la riflessione intellettuale che diventa una indagine su una spiritualità possibile nella concretezza materiale dell'esistenza. Quindi, senza abbandonare il punto di vista realista, però estendere, ecco, la propria indagine anche alla dimensione più sottile dell'esistenza, verso una forma di poesia che potrei dire sapienziale. Ecco, quindi l'ultimo Eliot diventa veramente un maestro che va ad affiancarsi ai maestri orientali, ed è questo il mio incontro che si precisa sempre di più successivamente con Lavoro da fare, che esce
nel 2006 in forma di ebook e che nel 2013 probabilmente uscirà in cartaceo. E i maestri orientali, in primis quelli taoisti come Lao Tzu, varie esperienze anche non letterarie in senso stretto, mi porteranno quindi a frequentare ambienti, persone come un lama tibetano che viveva a Milano, anche attraverso poi tra l'altro l'amicizia di Giulia Nicolai, che diventa in questa fase per me molto importante perché è una poetessa che compie un percorso che non era lontano dal mio e quindi anche se con esiti letterari diversi la direzione sembrava essere la stessa. Quindi con la Giulia Nicolai e attraverso la sua mediazione incontro queste persone come appunto un lama tibetano che viveva a Milano e quindi una dimensione dell'esperienza decisamente diversa da quella tradizionale occidentale. E attraverso la sintesi di tutte queste esperienze arrivo a scrivere le qualità uscite nel 2012. E qui i maestri sono appunto i grandi classici dell'induismo, del buddismo e del taoismo, mediati però dalla nostra tradizione letteraria, quindi dalla tradizione della poesia tersa, della poesia, come avrebbe detto Saba, onesta. Ecco, ma passando attraverso quel disincanto che la criticità può dare, e che appunto la combinazione anche di maestri così diversi può sortire. Sono partito da Jacopone, all'origine della nostra tradizione letteraria, e arrivo a Lao Tzu, all'origine della filosofia taoista cinese. È come un richiamo continuo dell'origine per ripensare l'insieme del percorso. E forse è un momento questo dove appunto la percezione della storia si è assottigliata nella coscienza media. È un momento questo dove le origini vanno riattraversate con un'intensità non cerebrale, ma vissuta con una vera intensità. Ora, la poesia di solito dà la possibilità di attraversare i temi culturali dando il corpo del poeta stesso, quindi ponendosi come reale esperienza a tre dimensioni di questi temi. E dunque i maestri possono provenire da luoghi e tempi diversi, quello che conta è la capacità poi di utilizzare questi insegnamenti e di sperare di non di eguagliarli, ma almeno di metterli, questi insegnamenti, metterli a frutto in maniera tale da rendere appunto le opere più riuscite, più all'altezza dei problemi che il proprio tempo e la propria vita pongono incessantemente.